Il fine settimana sportivo appena trascorso ha regalato diverse vittorie alle squadre pesaresi impegnate nei diversi match in programma. Per quanto riguarda il basket, la Carpegna Prosciutto Pesaro ha messo a segno una vittoria eccezionale al Pala Pentasuglia di Brindisi contro gli avversari capolista. 92-81 il risultato finale della 12ª giornata di Serie A, sulla quale ha espresso grande soddisfazione anche coach Repeja. Unica nota negativa del match, la frattura scomposta del radio della mano destra riportata da Franz Massenat, per la quale non si prospettano brevi tempi di recupero. Da una parte ci voleva perché dopo due sconfitte diciamo, contro le squadre nostre, faccio nostro livello, contro Treviso e contro Fortitudo, per riprendere fiducia. Prima di tutto per il lavoro che abbiamo svolto questa settimana, come ho detto prima della partita, dopo lungo tempo, dopo problemi con Covid, dopo una sosta, dopo problemi con infortuni vari come scavigliate, come problemi con schiena, siamo riusciti tutta la settimana a lavorare veramente bene. E abbiamo visto una squadra da primo a secondo come entrata, con quale determinazione, con grande voglia a fare bene, grande voglia a vincere contro il capolista che fino adesso ha dominato contro tutti. Non possiamo dimenticare che hanno vinto contro Virtus a Bologna, contro Sassari a Sassari. Passiamo al calcio a 5 perché l'Ital Service vince anche a Roma con un 4-3 sul campo della Cybert e l'Aniene. Quarta vittoria consecutiva in Serie A per i ragazzi di Mister Colini, che sono pronti ad incontrare mercoledì al Pala Nino Pizza gli avversari dell'Acqua e Sapone. Notizie positive arrivano anche dalla Vis Pesaro, che nella partita disputata ieri allo Stadio Benelli si è imposta sull'Arezzo per 3-2. Il valore è alto, io l'avevo detto, affrontavo una squadra importante, dovevamo fare una partita gagliarda, l'abbiamo fatta, abbiamo fatto degli errori che abbiamo rimediato e alla fine penso sia stata meritata. Questa è la forza di questa squadra, che non molla mai, ha la forza appunto di venire sempre fuori, di non abbattersi mai, perché come ho sempre detto le partite durano fino a quando l'arbitro non fa il triplice fischio. Non è importante se si sta sotto, si sta in vantaggio, ma bisogna lottare su ogni palla fino alla fine. Io sono contento per i ragazzi perché hanno portato a casa 3 punti, abbiamo dato quella continuità dei risultati che ci mancava, a prescindere dall'Arezzo o meno, era una partita che dovevamo far nostra e l'abbiamo fatta. Sicuramente da domani dobbiamo iniziare a pensare alla fermata perché per noi è un altro banco di prova, non ci dobbiamo fermare adesso sul più bello. Dobbiamo accelerare, so che è una partita dobbiamo recuperare più energie possibili, ma abbiamo la forza, adesso c'è l'entusiasmo e dobbiamo andare a fermo a fare un altro risultato positivo. Dobbiamo continuare su questa strada e poi tireremo le somme. Risultati meno confortanti arrivano invece dall'Alma Juventus Fano, che in trasferta contro il Modena ha registrato una nuova sconfitta. Ennesima situazione da palla ferma che purtroppo non riusciamo a toglierci questa maledizione, l'attenzione. Manca attenzione, manca anche un po' di rabbia. E poi è chiaro, la partita si è complicata e poi alla fine anche la stanchezza subentrata.